politico. Siamo qui per dare un input a chi dovrebbe, a chi deve difendere veramente i diritti dei più deboli, i più deboli, quelli che sono alla base della piramide sociale, quelli che hanno tutto sopra le loro spalle, sono gli animali che vengono sgozzati nei mattatoi, gli animali che in Italia muoiono 90 al secondo, gli animali con la cui morte non si può andare a parlare di diritti umani, a fare dei bei discorsi, con la violenza nel piatto. Noi siamo tutte le settimane in piazza per parlare di etica, insegnare rispetto ai vostri figli, insegnare l'antispecismo, che è la base del non essere razzisti. Antispecismo significa che ogni specie ha gli stessi diritti, e anche se un maiale è fatto diversamente da me, come me ha diritto di vivere, esattamente come si è combattuto per i diritti di voto delle donne che fino a pochi anni fa non potevano votare, come è stata abolita la schiavitù tramite la forza di chi ha lottato per l'abolizione della schiavitù, delle persone che avevano un colore di pelle diverso, la differenza che rende ancora possibili gli abusi peggiori. Su che base viene servito in tavola il cadavere di un maiale? Sulla base che è fatto diversamente rispetto a un cane, che è fatto diversamente rispetto a me, ma anche lui soffre, anche lui vuole vivere. Gli schiavi di oggi sono gli animali che gridano nei mattatoi, gli animali che prima di finire nei vostri piatti hanno urlato per la vita. Parliamo di ecosostenibilità, l'acqua si sta esaurendo. Sapete, per produrre un chilo di carne ci vogliono 15.000 litri di acqua, per produrre 5 chili di carne ci vuole un quantitativo di acqua che una famiglia mediamente consuma in un anno. La gente muore di sete. Per produrre i cereali e la soia destinati agli animali degli allevamenti intensivi, questi sono i numeri, il 50% dei cereali e il 90% della soia su scala mondiale sono dati agli animali che poi vengono sgozzati nei mattatoi e serviti alle feste di chi si unisce per i diritti dei più deboli. Perché siamo vegani? Per gli animali, per prima cosa, perché sono quelli che soffrono più di tutti, perché sono quelli che non hanno avvocati, perché sono quelli che non hanno la nostra modalità espressiva. Perché siamo vegani? Per i bambini che nel terzo mondo muoiono di fame, perché privati dell'acqua e privati dei cereali che li farebbero seguamente distribuiti vivere. Perché siamo vegani? Per l'inquinamento atmosferico, gli allevamenti intensivi tramite le deiezioni e i liquami prodotti dagli animali. Sono tra gli agenti più inquinanti della falda acquifera e anche dell'atmosfera, tradotto in piogge. Perché siamo vegani? Per tutto il mondo, per voi, per i vostri figli e per gli animali. I numeri degli animali che muoiono sono allucinanti e noi siamo qui per dare uno spunto di riflessione a chi veramente cerca di lottare, a chi dovrebbe cercare di lottare per i diritti dei più deboli. Unità, uniamoci veramente. Se si parla di unità, non bisogna dividersi, dividite timpera, non ci piace più questo. Noi vogliamo un mondo veramente senza violenza, e la vera non violenza inizia da quello che potete fare voi. Non aspettate che lo Stato cambi le leggi, non lo farà mai, finché la maggioranza delle persone chinerà passivamente la testa e andrà per festeggiare i diritti dei più deboli a comprare i salamelle. Non lo farà mai lo Stato, non cambierà mai le leggi finché la gente non dirà basta. Secondo voi perché è stato abolita la schiavitù? Perché le persone sono scelte a lottare per chi con un
sopravvissuto ai campi di sterminio, disse: quando i vostri nipoti vi chiederanno cosa facevi tu durante l'olocausto animale, cosa hai fatto per far sì che questi ignobili crimini finissero, non dite per la seconda volta non lo sapevamo, perché non si sa molto più in abbondanza di altri tempi, perché adesso c'è internet, perché abbiamo YouTube, internet, possiamo vedere dappertutto, digitate macellazioni e vedrete quello che in pubblicità vi viene nascosto. Vedrete dei vitellini in pubblicità, una pubblicità di un formaggio, visto che c'era questo vitellino che dava i baci a un bambino e si parlava di amore. Fate vedere cosa succede veramente ai vitelli, che vengono strappati alla cura delle madri dopo pochi giorni perché la gente possa rubare il latte delle mucche. Fate vedere questo. Non c'è rispetto con un morto nel piatto e non ci sarà mai. Parliamo di libertà, riempiamoci la bocca e le mani, insegniamo ai nostri figli che non siamo padroni di niente, che siamo solo ospiti su questo pianeta, che l'unica cosa di cui siamo padroni è la nostra vita e la possiamo usare per rendere il mondo un posto migliore per tutti. Siamo un gruppo apolitico, non facciamo politica, ma ovunque ci sia una festa, ovunque ci siano umani che si divertono con degli altri esseri senzienti nei piatti, noi saremo lì. Se a voi non importa che quello che avete nei piatti è stato un essere con un cuore che batteva, con degli occhi che vedevano, con un respiro, animali, noi siamo animali umani, loro sono animali non umani, animale, essere dotato di anima, essere dotato di movimento, di sensazioni, di bisogni. Non siamo qui contro un partito politico in particolare, siamo contro ogni tipo di sfruttamento animale, ogni tipo di sfruttamento e di crudeltà inflitto ai nostri fratelli, perché sono nostri fratelli, esattamente come noi, sono stati messi al mondo sulla terra e hanno tutto il diritto di vivere come noi. Dietro la vostra salamella, dietro la vostra costina, c'è un animale che in questo momento è agonizzante, appeso ad un gancio, perché non aspetta, non è anche che l'animale sia stordito e incosciente per tagliare loro la gola. Non aspettano, non c'è tempo, hanno tutti fretta. Neanche la morte dovrebbe avere fretta, non hanno nessuna pietà contro questi animali che sono considerati cibo. Non è cibo, è violenza ed è la realtà, perché se andate a vedere su internet come vengono macellati e come vengono allevati, non si può dire di essere indifferenti. Quando non è la propria vita in gioco, si tende a non interessarsi, ma in questo caso ne va tutto il pianeta. Dietro ogni pezzo di carne c'è un cucciolo che sta morendo agonizzante di fronte o di fianco alla propria madre. Dietro a una bistecca c'è un vitellino che è portato via dalla madre perché voi dovete bere il loro latte. Dietro ogni pezzo di carne ci sono milioni di animali stipati, schifosi, allevamenti intensivi che non vedono la luce del sole, che non vedono un pezzo di prato, che non possono camminare, non possono girare su se stessi. E dietro ogni pezzo di carne c'è quando li trasportano, quando li tengono a digiuno per giorni prima di essere macellati. C'è la loro non voglia di scendere dai camion. Dietro ogni pezzo di carne c'è il pungolo che viola la loro carne perché non vogliono scendere dai camion. E quando entrano nel tunnel, nel corridoio della morte che precede la macellazione, questo corridoio è talmente piccolo che non si possono neanche girare per scappare. E le immagini sono chiare, vengono pungolati.
spintonati, gli spezzano la coda, gli mettono le dita negli occhi per farli avanzare. E quando andranno a essere storditi, io ricordo a tutti che l'animale non muore prima di essere scossato, l'animale deve rimanere in vita. E quindi il suo cuore deve ancora pulsare e deve essere presente al respiro, ma in una catena di montaggio che sono i mattatoi non c'è tempo per aspettare che l'animale perda coscienza. Quindi viene preso per la zampa, appeso ad un gancio e scossato inesorabilmente e senza pietà. Ed hanno talmente fretta che non aspettano neanche la sua morte e iniziano a sezionarlo. E gli animali dei mattatoi muoiono pezzo per pezzo. E queste non sono frasi inventate, sono tutte testimonianze di gente che dopo aver lavorato nei mattatoi è magari diventato vegetariano, ma sono tutte testimonianze che potete vedere dappertutto, su internet, su YouTube. Noi siamo qua per i diritti di tutti, umani e non umani, semplice, antispecismo. L'antispecismo, la base per un mondo migliore, è il rispetto della vita e della libertà di tutti. Tutti, tutti, unità per tutti. Tutti gli animali libertà, finiamo. Per tutti gli animali libertà. Per tutti gli animali unità. Per tutti gli animali libertà. Per tutti gli animali unità. Per tutti gli animali libertà. Per tutti gli animali unità. Per tutti gli animali libertà.